Danilo, su in fretta, non giocare, mangia. Ciao, fai bella scuola. Dov'è la torta? È l'avvocato? Ah, sì. Non ti preoccupare. Ci penserà lui. Natascia, ti avevo chiesto un succo di frutta, non un bicchiere d'acqua. Da oggi in poi sarò pure io la signora come lei. E non le permetto di darmi degli ordini. Non so se ti rendi conto di cosa hai combinato. Non hai pensato allo scandalo, i giornali, tu occupi una posizione così importante. Pensa a noi, dove vergognare. E poi con chi? Con Natascia, la nostra badante. Natascia, ti devo parlare. Io ti ho sempre voluta bene, tu lo sai. Mi dispiace della situazione che è successa. Ma sai benissimo che devi andare via, non puoi stare più in questa casa. Ed è per questo che sei venuta. Buongiorno. Sorry.
Sono Eleonora, la figlia di Natasha, la donna che lavorava qui. E mio padre era Tony Palma. Ho saputo che mio padre è morto, anche se non ho avuto il piacere di conoscerlo. Ma sono qui per avere quello che mi spetta. Ma lei è pazza. Deve andare da un medico. Mio marito non mi ha mai parlato di una figlia. Mia madre mi ha raccontato tutto, ed ho pure le prove. E ora sono disposta ad andare fino in fondo. Allora siamo d'accordo. Capisci che non può avere l'eredità. Lei non doveva proprio nascere. Si fa come dico io. Sì, ho parlato con l'avvocato. Ci vediamo domani. L'appuntamento verso le 18. Va bene. Allora siamo d'accordo. Venerdì ceniamo insieme. Sì. Così ti presento mia madre, che è curiosa di conoscere la donna che mi ha stregato. Ok. Solo che è un appuntamento alle 6. Magari facciamo alle 7:30. Va bene. Bene. A venerdì. Dopo la cena di questa sera ti devo parlare. Ti devo dire una cosa importante. A dopo, ciao. Signora Palma?
Danilo! Danilo!